stava investendo anche il colore, e comunque appunto non funzionano più. Questi sono alcuni dettagli, e addirittura da una ricognizione abbiamo visto che ben quasi il 50% dei chiodi che tenevano ferma, che dovevano tenere ferma la tela o comunque consentirne un tensionamento più regolare, sono falliti, non funzionano. Queste sono alcune rappresentazioni in luce radente, a seconda delle varie direzioni, e vedete come è facile seguire a questo punto come il formarsi di allentamenti della tela, di borse delle tele, segue in realtà anche la mancanza di tensionamento della stessa dal telaio. Queste sono altre direzioni, e appunto alla suggestione della luce radente l'abbiamo sostituita con delle analisi più oggettive, con di rilievo tridimensionale, che ci danno la possibilità non solo di visualizzare appunto in questa forma, ma anche di misurare, di avere esattamente delle misure punto punto. Attraverso dei programmi ci permette di spostare le coordinate x, y e di andare a creare i profili. Vedete in basso e a sinistra sono i profili relativi all'asse x e all'asse y. In una tabella laterale c'è addirittura anche il picco valle di questa zona, e sono appunto dei picco valle di 2 mm, vale a dire che la tela è fuori piano in quel punto di 2 mm, sia in x che in y. Questi sono altri profili, ma comunque diciamo questo tipo di analisi ci permette di studiare, di conoscere punto punto tutto l'andamento del dipinto. Naturalmente si possono fare anche delle risoluzioni maggiori, quindi mettere in evidenza ancora con più dettaglio certi particolari, e qui vedete che segue il contorno della mano, segue il contorno del manto della Vergine. E questi praticamente sono poi i punti critici, i punti in cui si sono manifestati nel tempo i maggiori danni. E qui li rivediamo in dettaglio. A questo punto la scelta del restauro, cioè la scelta di mettere a punto un sistema di tensionamento che permettesse alla tela di essere spianata in maniera regolare, in modo tale da non sollecitare o sollecitare il meno possibile l'adesione del colore. Naturalmente il sistema di tensionamento non può prescindere, in questo caso ma direi sempre, anche dalle condizioni conservative ambientali, perché sappiamo che i materiali sono fortemente igroscopici, quindi sono suscettibili a assorbire l'umidità e rilasciarla, e quindi a creare dei movimenti. Le operazioni sono state quelle di la separazione del dipinto da sottostante, la rimozione delle carte, perché abbiamo visto anche che in qualche intervento anche lungo i bordi erano state interposte delle carte proprio forse a protezione o comunque a completamento del bordo, il consolidamento di alcune parti del bordo dove la tela era interessata anche dall'ossidazione del chiodo, uno spianamento appunto dei bordi in modo da averlo in maniera tensionata in maniera regolare, e il montaggio su una tela di lavoro in modo da poter lavorare sul retro con quella tecnica che ci permettesse la possibilità di ricostituire la continuità di supporto secondo una tecnica, diciamo così, ormai consolidata e sperimentata, di fare la cucitura dei fili testa a testa. Qui vediamo alcuni particolari. La parte di tela nuova viene ritagliata, viene inserita, le fibre vengono riavvoltate tra loro, e poi con una colla a base di amido e quindi piena compatibilità con i materiali originali, questi fili di testa vengono saldati in modo da avere appunto la continuità
Qui c'è un altro esempio, questo è l'inserimento del tassello e poi c'è la... Perché questo è un presupposto fondamentale per quello che è il nostro scopo. Il nostro scopo che parte da un assunto teorico, e cioè che il miglior tensionamento sarebbe, in teoria, appunto quello di poter sottoporre ogni singolo filo a una stessa tensione, sia in trama che in ordito. Questo è facile a dirsi, diventa molto più difficile a farsi. Però presupposto importante e fondamentale per arrivare a questo concetto è che il supporto, la tela di supporto, abbia tutta la sua continuità. E quindi era necessario, posso parlare del passato perché ormai questo lavoro è stato fatto, era necessario intervenire in tutte quelle mancanze, lacune, rotture, proprio per ristabilire la continuità. A questo punto era importante invece conoscere l'altro aspetto del problema, e cioè a che tipo di tensione corretta doveva essere esposto il dipinto, doveva essere montato sul telaio e esposto questo dipinto. Per fare questo un parametro fondamentale è la conoscenza del grado di depolimerizzazione delle tele. Però questa è un'analisi che si fa, ma richiede una quantità di materiale che nel caso della piccola tela di Mantegna ci sembrava davvero eccessivo dover prelevare. E quindi abbiamo cercato di avvicinarci a questa conoscenza in una maniera comparativa, cioè abbiamo trovato sul mercato una tela identica per riduzione alla tela di Mantegna, è sempre una tela di lino, l'abbiamo sottoposta a dei cicli di invecchiamento. Il ciclo di invecchiamento maggiore a cui siamo riusciti a sottoporlo l'abbiamo assunto come valore vicino alla tela di Mantegna. Quindi su questi provini sono state fatte tutte le analisi sperimentali per conoscere i carichi di trazione, e sulla base di queste indagini siamo riusciti a individuare quale può essere il giusto valore di tensionamento. Questi sono studi che si trovano in letteratura, sono esperienze già fatte, questo è un lavoro che da 15 anni a questa parte viene portato avanti da vari ricercatori, a tal punto che in letteratura esistono dei parametri ormai dati per consolidati per il tensionamento. Naturalmente si tratta di lavori fatti su dipinti su tela un po' più tradizionali, cioè con delle preparazioni consistenti e con degli strati di colore a olio. Il nostro caso invece era molto molto più debole, ed è per questo che noi ci siamo, anche sulla base delle nostre prove, ci siamo attenuti a dei valori che sono 10 volte inferiori a quelli che si trovano in letteratura. L'altro aspetto importante era il sistema, il modo di tensionamento, perché un conto appunto è il tensionamento e l'altro come arriva direttamente al dipinto. Allora abbiamo simulato un caso, anche in questo caso l'informatica ci aiuta, il sistema degli elementi finiti, questo che vedete rappresentato qui è un quarto del dipinto, e attraverso questo sistema di nodi, una volta dati al programma i valori di tensionamento, e in via sperimentale ricercate le distanze e l'azione delle forze, si può vedere come la forza arrivi in maniera omogenea sulla tela soltanto se le molle sono fatte di un certo tipo, hanno un certo tipo di lavoro, sono distanziate tra loro a una certa distanza, e se soprattutto fra la tela originale e le strisce di tensionamento avviene questa sfrangiatura, perché è lì che arriva la diffusione della forza. Quindi questo è un po' la nostra scelta. Noi siamo arrivati esattamente a questo punto, stiamo così traducendo quello che vedrete adesso, che è stato fatto in maniera virtuale, in maniera concreta, proprio per sottoporre le prime verifiche. La nostra intenzione è quella di incollare sempre con la stessa tecnica, filo filo, queste strisce perimetrali invecchiate di lino. Su queste fare quella sfrangiatura necessaria, applicare le molle per poi arrivare al tensionamento. Naturalmente la molla doveva essere progettata perché lavorasse in un certo modo, e quindi queste sono le caratteristiche delle molle,
vado velocemente perché poi tanto se a qualcuno interessano i dati ne possiamo sempre parlare successivamente, e questo è, diciamo così, noi lo chiamiamo dinamometro, perché è il sistema di